Cretini. Grande, grandissimo, forte, fortissimo Sandro. Sandro! Bello, bellissimo, importantissimo Sandro. Sandro! Tu sei per noi, per tutti noi, il nostro pappo. Qual è il segreto della sua popolarità? Perché piaceva e piace tanto? Ma io non sapevo, non potevo immaginare che Pertini piacesse. Mentre lavoravamo al documentario e chiedevamo alla gente, vi va di parlare di Pertini, eccetera, tutti dicevano di sì. Tutti dicevano di sì e avevano memoria. Non lo sapevi, non te lo immaginavi questo? No, io non pensavo che fosse così radicato una specie di piccolo culto di Pertini, ma non lo pensavo nemmeno quando avevo 20 anni e mi presentai fuori da Fontana di Trevi per seguire insieme a tanta altra gente la passeggiata trionfale di Pertini, eletto Presidente della Repubblica, che sconvolgendo i piani della sicurezza andava a piedi appunto da Fontana di Trevi al Quirinale, salutato da un affetto crescente. È come Papa Francesco alla fine. Come Papa Francesco, e forse come Papa Francesco ha più, diciamo, un appeal diretto anche verso chi non la pensa esattamente come lui, che non con l'apparato che lo circondava. Pertini fu eletto come carta di riserva disperata di una classe politica che usciva dalle tragedie del terrorismo, dall'assassinio di Aldo Moro e degli uomini della scorta, dall'impeachment del caso Lockheed, dalle dimissioni del Presidente della Repubblica. Insomma, era un periodo durissimo per la classe politica, che invece si inventò questa figura luminosa e indiscutibile. Presidente, un grande gol, anziani, mi ricordo. Ormai siamo nella zona di sicurezza, l'ha detto prima, bisogna che segnino il secondo gol. L'hanno segnato ed è veramente stato un bel gol. Bravo, Graziani, no? Grazie. Graziani. E gli aveva promesso due gol, Presidente. Sì, me l'aveva detto, mi aveva mandato un biglietto, le prometto il secondo gol. Oh, ben Giotto, adesso non diranno più male di lei. Bravo, Graziani. Bravo, fatto tutto. Ne ha chiesti due, Presidente, ne ho fatti due. Bravo. Ogni mossa di Pertini, ogni suo passaggio esistenziale era un passaggio politico, era un passaggio anche studiato. L'istintività che si riconosce a Pertini, la sua mancanza di calcolo, la sua irruenza, in realtà sì, affondavano radici nel carattere. Quando era ragazzo lo chiamavano ubrichetto, il cerino, uno che si accende facilmente, ma anche in un ragionamento politico, spesso molto più sottile di quello che gli veniva riconosciuto. Allora, una cosa che emerge molto chiaramente da questo docufilm, che devo dire è anche appassionante, perché poi avete fatto tutto un lavoro di ricerca, insomma avete sentito tante persone, però è proprio queste, a me proprio balenano subito in mente queste due parole: onestà e coraggio. Tu come le leggi riferite a Pertini? Per Pertini erano indissolubili, erano un binomio assolutamente indissolubile. Onestà per Pertini significava che quando lui era Presidente della Repubblica, un giovane suo parente, credo, socialista, gli scrive dicendo: Presidente, mi aiuti a non fare il militare, che mi hanno chiamato a fare il servizio militare, poi mi interrompe la vita, gli studi, eccetera. Lui gli mette in una busta dei gettoni del telefono per telefonare alla fidanzata, un po' di soldi per comprarsi le sigarette, e gli scrive una lettera dicendo: beh, vai a farlo il militare, primo perché lo fanno tutti e quindi non c'è ragione perché io ti dia un privilegio, secondo perché fa bene. A me, che ho fatto il militare come tanti altri ragazzi della mia generazione, è sempre sembrato un esempio molto luminoso. Coraggio invece è il coraggio delle scelte impopolari. Pensate, Sandro Pertini, socialista, partigiano, condannato a morte nel profondo buio di un carcere mentre tutto il mondo sembra destinato a essere un grande campo di concentramento. Come non perdere la fede in quell'ora buia? Come non perdere la speranza? Beh, lui non l'ha persa, e questo è il coraggio. Ma da oggi io cesserò di essere uomo di parte. Intendo essere solo il Presidente della Repubblica di tutti gli italiani.